che bella notte per avere un bel bagno insieme ai propri paddles. Aspetta, gli è arrivato un 9000, corro subito, speriamo sia arrivato il mio pack Maximus Extra Smash. Wow, andiamo subito. No, è soltanto la mia amica Chasey, ma che merda. E tutto ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Slime Rancher. Oggi siamo tornati su questo fantastico gioco perché è uscito un nuovo aggiornamento, come vedete nell'intro. È arrivato qualcosa, oltre a quella lettera dell'amica Chasey, dell'amica della nostra protagonista, quella lasciamo stare, ci è arrivata un'email dalla 7S Club, Reward Club, o come cacchio si chiama, ovvero per il club dove noi lavoriamo, perché noi lavoriamo per questo club, a quanto ho capito io, perché non lo so, è appunto davanti al nostro triangolo degli illuminati. Volevo fai vedere questo nuovo aggiornamento che aggiunge una marea di cose. Nello scorso episodio abbiamo riuscito ad avere i frutti con Anshek, con il nostro caro amico. Infatti non ho ancora piantato perché volevo piantarli con voi, però posso farvi vedere che sono qua gli limoni falsi, quindi raccolgo uno e andiamo a piantarlo. A quanto capisco, cioè quando saranno cresciuti dovremo sparavascialli della frutta. Infatti adesso vado a prendere quelle fragole che ho visto e ce le teniamo là. Comunque, cosa hanno aggiunto in questo aggiornamento? O vi dico, hanno aggiunto degli upgrade per il nostro ranch, upgrade estetici e alcune upgrade anche per tenere calmi gli slime. E nello Slime Science, almeno a quanto ho capito, hanno aggiunto una cosa che praticamente cattura il gordo, cioè serve per catturare il gordo, quindi bordello. Quindi un attimo di prenderci questa frutta. Poi hanno avuto i rewards, possiamo a quanto ho capito colorare il nostro backpack. Quindi andiamo a vedere subito la Star Mail del 77 Cloud. Vabbè, qua ci sono tutte queste qua che non l'ho mai aperta perché io sono pigro. Quindi tipo qua è la prima email, questo qua, Tora West, Victor, bla bla bla. Quindi allora vediamo un po'. Mister Libint Specials. Ok, sì, possiamo avere il premium e cose. Oh, ci è sbucata una nuova etichetta. Rosso. Qualcosa mi dice che questa cosa sarà tipo un gallo sopra la casa. Ok. Fammi vedere se c'è veramente un gallo sopra la casa. Ah, ci vedete, ci è scritto pure l'upgrade. No, bellissimo. No, c'è veramente il pollo, il gallo, cioè. Ho visto fence. Is offense upgrade. Non mi dire che aumenta l'upgrade di queste schifose fence di legno, no? Tantissimo. Quindi vediamo un po'. Come potete vedere ho un po' di soldini. Vediamo. Oh, poi pump upgrade. Vediamo. No, ma è fantastico! Guardate! Fantastico! Tutte le fence, oh mio dio! Però questa cosa ancora. Ah, è vero, questo qua non è fence. Non lo sapere com'è quello. Quindi andiamo subito. Puff upgrade, vediamo. Porca upgrade, cos'è? L'upgrade è porca. Panfa. Ha fatto la stradina! Con tutti i cerchi. Dove ci possono mettere questo del laboratorio? E quando ho capito con la nuova cosa dei gordo, possiamo anche tenerli in casa. Si vede gordo come decorazione. Oltre a usarli come trappole. Porca upgrade. I primi colori comunque arrivano. Poi c'è una nuova zona. No. No. Ma è bellissimo questa zona. No, è troppo. È stupendo, ragazzi. Guardate pure lo slime qua, bellissimo. Adoro. Grande aggiornamento. Best aggiornamento. Best aggiornamento. Comunque abbiamo i primi colori. Arc upgrade. Santo cielo. Io spero che qualche solo mi rimanga. No, vabbè, altri colori. No. Un altro mail. Il Chroma Pack non è. Ah, il Chroma Pack, quello dei colori. E legge un attimino.
Ah, praticamente hanno installato una cosa. Ho capito, gialletta, cavolo. Gialletta, santo cielo. Ci hanno installato una cosa per colorare. Uicolo! La casa, le tecnologie, credo le gabbie, tipo. E il VAC. Quindi vediamo, ti posso mettere questo. Vabbè, molto femminista. Da femmina. Colbat, vediamo. Bello, carino. Andiamo qua di metterci tutto di questo per ora. Aspetta, c'erano i nuovi colori, è vero? Per sbloccare i nuovi colori, i nuovi colori. Il signore? Però. Slimto! Cos'è sta cosa, Slimto? Non lo voglio. Basta, ok, mi sono rimasti pochi soldi. Cos'è Slime Toil? Ok, dai. Praticamente sono tipo dei robot che piazzano subito le cose, non ho capito. Poi vediamo i nuovi colori. Vediamo. Se a caso, ovviamente. Non male. Questa. Bella, ci sta, ci sta, ci sta. Vediamo su tech di medicine, Globat. E qua volevo provare a mettere questo. Bello. Mi piace, sì, mi piace. Adesso proviamo a vedere la cosa di Gordo. Volevo vedere veramente la cosa. E avevo in teoria una cosa, perché a quanto ho capito, in base al frutto che mettiamo, in base al cibo preferito, dovrebbe sbloccare un tipo di Gordo. E io voglio un quanto voglio un Gordo. Quindi mi servono i limoni fasici. Vabbè, i limoni fasici non abbiamo abbastanza. Però vorrei anche farli crescere. Nel frattempo la vedo un cretino che si è trasportato fuori. Sticcatonium slime. Poi abbiamo. Vai, però ci sono pure i shop degli slime, quello là dei negozi. Però non è che è già sbloccato. No, mi sa che lo devo sbloccare in qualche maniera. Mi sa che lo devo. Eccolo qua, Novis Gordo. Mi ha costato un po'. Vabbè, ricordo per niente. Speriamo molto per i suoi. Speriamo che le abbia, perché non ci sono provati mai. Sì, sposo fallo. Quindi ci sono gli Hunterplot. Beh, avendo questi signori qua davanti non è grande problema. Però ci siamo soli. Ah, comunque una cosa è vero, possiamo adesso cambiare la velocità di come deve essere l'autofeeder. E possiamo praticamente fare manuale, non più automatico, anche, sì, anche se è molto automatico. Se clicchiamo qua, possiamo farlo funzionare. Quindi non dobbiamo aspettare migliaia di anni, però possiamo anche, quando ci pare, farlo. Quindi c'è, raccogliamo subito il report, vogliamo subito che si riempa. Facciamo shboom! Fatto, cioè, proprio scialla. Però adesso voglio vedere questa cosa, come funziona. In teoria ci serviranno un po' di rumori fasici, quindi andare a dormire. Ma come ho capito, dobbiamo aspettare tempo. E io il tempo, quando dobbiamo catturarlo, dobbiamo aspettare il tempo. Tanto tempo, soprattutto avere una botta di culo in mano. Però il problema è adesso uno. Sono cresciuti i miei limoni? Sì, allora, per chi non sapesse come raccogliere, ecco come funziona. Bisogna buttare una qualsiasi frutta nell'albero. E lui ti farà uno scambio, proprio commercio, cioè proprio un commercio con la natura, di frutta, cioè proprio, ok, proprio, è nato, mi sembra abbastanza, sì, è molto normale e naturale come cosa. Sì, ragazzi, sì, molto normale e naturale. Allora, dove mettiamo la nostra cosa? Vorrei metterla vicino, no, qua vicino, qua vicino al coso, qua, per forza, qua. Per forza. Ok, la metto qua. Ok. E quindi questo cosa devo fare. Se adesso noi andremo a dormire. E quindi bene. Adesso dobbiamo vedere. Quelle per caso gli slime toys, sono? Per caso siete gli slime toys voi? Dimmi di sì. Oh mio Dio, quanti slime toy! Oh mio Dio! Oh mio... Ah,
praticamente ci sono degli slime toys per ogni tipo di slime, tipo questo qua per i rad, questo qua per i neoni, questo qua per così, però non ci sono tipo quelli per i, ho notato che non sono quelli con le crystal, quatonium e hunter, magari quelli là siccome sono rari, slime molto rari, magari più in là sbloccheremo, però adesso volevo provare questo da qua della pila. Oh mamma mia, ma sono giganti! Ah, ma sono tipo quando porti largo, tipo... Tenete, forza, giocate! Vediamo, ci dovrebbero giocare, tipo... Ci vanno addosso! Ci vanno addosso, no, troppo bello! Così siete proprio più bello qua, siete più bassi. Di neve. Allora, quanto costa la nuova zona? Secondo questa nuova zona, speriamo non troppo. Poco. Ecco qua. Qua c'è la nuova zona. Vediamo. Allora, costa 5.000 la nuova zona, quindi dobbiamo fare Simone's. Però, sarà che non ho avuto queste carote qua in giro a caso? Non è riuscito. Uff. Venite tutte. Carote. Il massacro delle carote. Questo sarà il massacro delle carote. Ricordatevi perché è un giorno memoriale, un giorno sacro, che dovete festeggiarlo ogni anno, il massacro delle carote. In memoria delle carote, infatti... Da oggi in poi non si andrà a scuola perché oggi è stato creato questo giorno di festa del massacro delle carote. Quindi bene. Allora, andiamo di dare un po' di carote e questo cosa fare il primo massacro. Cioè, perché non mi ammazzano? Grazie, sto tanto dando 5, Bravi. Allora vediamo di dare a questi qua ciccioni. Prendete ciccioni. Prendete. Ok. Ora dobbiamo andare. Dei quattro slime per dare i limoni fasici. Che tutti i limoni fasici che abbiamo avuto li togliamo allora. Così proprio scialla. Ok. Allora, praticamente adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mandare dei quattro slime. Io farò il cacca. Che sono male, ma. Sì, ma se magari questi non escono, voglio dare il cibo, perché ne uscite? Dove andate in giro? Dove andate in giro? Ma tu, visto il signorino. Vieni qua a mangiare. Non uscite, non uscite! Non uscite, cavolo! Non create i vostri cloni. E poi tu riuscite a mandarla a casa. Volete vedere. Ah, tu perché stai fuori? Entra poi tu nella parte del cibo. Pure tu. Perché vi siete trasportati fuori e poi volete entrare? Ah, oh, sono tutti questi slime. Questi quattro slime. Dai, forza, l'ultimo fruttello. Quello è l'ultimo. Ah, fanno a gara! Cos'è la gara? Tipo, saltano in giro per prendere l'ultimo frutto. Dai, forza. Ma non ce la fate nemmeno. Oh, finalmente ce l'hanno fatta. Oh sì. Quindi qua ci sono un sacco di. Ah no, ce n'è ancora uno? Vai. Ma pure i limoni hanno le particelle, non tanto. Vai, mangialo. Ma perché si sta. Mi sta trovando fuori? Mamma. Sei una cattiva persona. Niente. Ok. Ora possiamo. Basta teletrasportarvi, vi sento. Dove mi teletrasportate in giro? Ho detto basta. Mi create casini con quegli altri là bastardi. Che già che quegli slime sono bastardi che si incazzano ogni volta che non gli do cibo. Ma pure voi. Tutti voi fare il bagno? No che muori. È pericoloso. È un posto molto pericoloso. Non mi teletrasportate in giro, papà. Dai, ho sfamato, dai, fate il bravo, lui fa il bravo. Anche se si glitcha fa il bravo.
anche se si dice in malo modo, fa il bravo. Bene, 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 bravo, bravo, bravo tutti. Tom, basta che visti che vi siete asportato in giro. Ma vediamo se andiamo a dormire, magari riusciamo. Comunque ho preso pure abbastanza soldi per fare questo, quindi vediamo se magari andando a dormire riusciremo. Infatti che musichetta. Buongiorno. Sento già delle macchine. No, no, veramente. Un battone mi ricordo. Però si vede. Scusi, signore. Qua c'è. Signore, faccio una cosa. Qua è verde. Questa è verde. Stupida eco. Dannazione. Ok, ce l'ho fatta. Vabbè, abbiamo quindi un madonna che potremmo fare esplodere qua, ma io lo vorrei tenere come decorazione, perché fa che dire quando sono ricca per mettere quelli dei quattro. Quindi andiamo a vedere subito la nuova zona e quindi e poi finiamo questo episodio, perché le novità ci sono ancora molti upgrade, ma comunque dovrei essere nel dare vuoi finire questo episodio. Quindi qua dobbiamo andare subito a vedere la nuova zona. Qua c'è pure il teletrasporto che non ho ancora sbloccato, perché non mi va di sbloccarlo. Però qua c'è una nuova zona. Devo sbloccare il The Dock. No, vabbè, le reti da pesca. Sono una cascata. Ragazzi, non mi dire. Ci sono le cascate, quelle stile delle rovine, io muoio. No, 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 basta ragazzi. Basta, io vi abbandono. Ah, comunque una cosa che non vi ho detto. Comunque io vi abbandono, sto qua, mi rilasso. Vabbè, qua. Qua un attimino credo che qualcuno ha fatto una brutta. Fine. Comunque queste cose qua che troviamo, adesso con noi metto in gioco la mappa, sono delle lettere tipo della persona prima che prima di noi possedeva questo ranch, e ci sono tipo informazioni, roba varia, e mi sa che forse è morto così. Spero no. Comunque ho visto quella cosa, non è che ci sarà un po' della segreto. Comunque è bellissima la cascata là, sicuramente si potrà prendere acqua con quelle rovine. Quindi abbiamo acqua infinita adesso, non devo poi andare a giro vagare per il mondo. Comunque qua ci dovrebbe essere un pozzo. E invece non c'è niente, c'è soltanto un buco per la morte che mi sono andato a cliccare perfettamente io, perché sono veramente un po'. E quindi ragazzi, quindi con questa nuvola morte, tristezza, io penso di concludere questo episodio di Slime Rancher qui. Non so perché l'ho detto con questa voce da satanista, però sì, se il video vi è piaciuto, se soprattutto il nuovo aggiornamento, le nuove novità del nuovo aggiornamento vi piacciono, oppure lo devono aggiungere, ma secondo me sono bellissime, soprattutto poter tenersi gordo. Il problema è che quando diventa invisibile si vede il coso, è un po' brutto, però dettagli. Allora, quindi io penso che questo video sia tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se il video non vi è piaciuto lasciate un like lo stesso, perché sono troppo ricco e quindi dovete sempre lasciarlo. Se volete posso portarvi a casa un pupazzo, o un pupazzo per gli slime, se avete degli slime ve lo porto, ve lo regalo, così potete tenerli calmi almeno quando vi rompo le scatole. Bene, e quindi per questo video era tutto e noi ci vediamo in un prossimo episodio con il pupazzo che continua a fare bibi bibi bibi. Un battuto.